oggi è il 2 aprile ed è Pasquetta. E sono qui con Sara, che adesso non riprendo perché sto guidando, quindi agli occhiali, quindi non vuole, quindi la riprendiamo dopo. E se vi ricordate, era quella che era venuta anche con me al, diciamo, in store di Ricky. E l'avete vista anche nel video speciale Halloween dove intagliavamo le zone. Comunque adesso sono le 3.45, quindi un quarto alle 4. E stiamo andando al Forum di Assago perché oggi c'è il concerto di Harry. Comunque non so se vi ricordate tipo i miei scleri di qualche mese fa per prendere i biglietti. Quindi oggi è arrivato il gran giorno e sono molto contenta. Quindi adesso stiamo andando là. Spero di aver preso il biglietto, sono curiosa di averlo. Ok, siamo arrivati al Forum, manca poco alle 4, ci abbiamo messo pochissimo. Adesso entriamo un po' dentro al bar perché, cioè, stamattina c'era tipo il sole che spaccava i sassi, adesso ovviamente fa un freddo. Cane, esatto. Un'ora fa c'era un botto di sole, adesso sono le 17.56, dopo un'ora c'è nulla. Sì, ma c'è nulla. Siamo arrivati noi. Siamo arrivati noi e piove. Certo, è che il tuo iPhone 8 ha la bella disposizione. Si vede bene. Nulla, adesso bene. Andiamo. Poi dopo dobbiamo guardare in quale parte siamo, perché non mi ricordo se siamo nell'est o nell'ovest. Poi andiamo in fila. Sono le 6:30. Ci hanno timbrato i biglietti, ci hanno dato il braccialetto. Adesso stiamo entrando. Come vedete, fanno entrare. E niente, adesso entriamo al concerto. Esatto. Sara, quanto siamo davanti?
Missione. Odala. Hotella. Nutella. Oh. Della. All of you are saying the same thing. There's 24 of you going, Odella, no, Odella. Allora, adesso sono le 11:20. Mamma mia. Siamo stanchissime. Il concerto è stato favoloso, Harry. Top. Meraviglioso. Zio, vai. Mamma mia, raga. Non e quando ha cantato What Makes You Beautiful, siamo ritornate veramente dalle adolescenti. Sì. Sì, però il concerto è stato veramente bello. Bellissimo. Lui bravissimo e bellissimo. E anche divertente. Adesso ci abbiamo messo un botto a trovare la macchina. Sì. E adesso uscire dal parcheggio. Un altro botto. Mamma mia, veramente. No, ragazzi, cioè, facciamo 2 metri in 20 minuti. C'è veramente adesso un casino. Adesso un po' di più, però prima... Sì, prima un disastro, non si passava proprio. Sa che ora arriveremo a casa. Vabbè, già tanto se arriviamo, secondo me, tra un'ora. Sì, ma adesso mezzanotte e mezza. Sì, perché ci vuole 35 minuti quando usciamo da qui. Quando usciamo da qui, non se sa, ragazzi. Però il concerto è stato veramente... No, wow. Sì, lui è bravissimo. Bello, mamma mia. Molto bravo. Sì. Sì. Mamma mia, sono a pezzi. Non riuscite neanche a tenere sul telefono. Voi non vedete il backstage, ma lei sta tenendo con una mano la sua mano. Sì. Con cui tiene il telefono. Non penso si veda, però se mi sto sorreggendo il braccio, non ce la faccio più.
Sì, siamo stanchi, siamo stanchi. I piedi non me li siete più. Poi abbiamo mal di gambe. Adesso continuiamo continuiamo a fare su e giù con la frizione perché continuiamo a fermarci e ripartire. Che scleriamo, ragazzi. Non arriveremo mai. Arriveremo. Allora, è mezzanotte, dovremmo essere a casa, però in realtà abbiamo sbagliato strada tipo 3 volte. Quindi siamo pure passati dal casello, vabbè, adesso in teoria se tutto va bene a mezzanotte e mezza arriviamo, si spera. No, però veramente, cioè, non si capiva dal navigatore. Ma cosa fa? Ha ricalcolato di nuovo? Ancora? Però dice che dovremmo arrivare un po' prima, adesso si dice mezzanotte 20. Sì, ma questo non ha capito, cosa ha capito? Ma c'è questo la destinazione giusta, vero? Certo! Questa è forse l'unica cosa di cui sono certa. Aiuto, non arriveremo mai a casa, ragazzi. Allora, è più o meno mezzanotte 20, ce l'abbiamo fatta. Sì, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo entrati in pedomontana, autostrada, caselli, bari. Però siamo a casa, ragazzi. Incredibile, incredibile. Incredibile, ma vero. Sì, sono. Vabbè, assoluta. Dai, sono solamente 00:19. Alla fine. Abbiamo qui questo mini vlog che verrà cortissimo. Speriamo vi sia piaciuto. Esatto. Va, lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E nulla, noi vi salutiamo e speriamo che Sara ricompaia presto sul canale. In teoria vorremmo fare una pizza challenge, però adesso dobbiamo organizzarci. Certo. E niente, quindi vi salutiamo. Ciao.